E allora buongiorno, in mezzo a tutte queste cicale, senti quante cicale? Una cosa fantastica, Roma silenziosa e ci sono solo le cicale che ci accompagnano. Oggi sono con Gianni Quinto. Gianni Quinto è un artista a tutto tondo, nel senso che lui comunque si muove soprattutto nel teatro, è regista, autore, attore. Certo. Ma tu sei giovane. A me questa storia che tutti dicono che io sono giovane, a me non mi convince, perché sono già 15 anni che mi dicono tu sei giovane. Guarda, ti faccio fa una risata, un grande che una volta mi disse la stessa cosa, io non ne potevo più e dissi sì, ma qui a forza di essere giovane mi sto invecchia pure io, però beh, andrebbe raccontata meglio, ma è per sintetizzare. Senti, ti dico subito una cosa. Allora, Gianni Quinto è uno di quei personaggi amici che però non abbiamo lavorato mai insieme, però anche con lui strapperò la promessa che qualche cosa prima o poi faremo. E, però insomma spesso ci sentiamo, ci parliamo e anche prima di questa diretta, che tutti sapete insomma che è diretta, non è una diretta, questi sono incontri registrati nati dopo il Covid per andare a trovare gli amici, per andare a ricominciare con tutta sicurezza, ricominciare a parlare di arte. Insomma, ecco, in queste puntate che io registro e poi mando con il tempo, la cosa importante è quella che ci sia una chiacchierata sincera, dove esce fuori un po'. Ecco, allora, con chi magari conosco un po' meno, perché insomma noi non è che ci frequentiamo da molto tempo, faccio qualche domanda insomma anche per conoscere, e lui mi ha detto una cosa che io adesso imboccherò in questa maniera qua, così poi dopo mi parlerà lui di questo grande. Lui ha lavorato con tanti grandi, già nonostante sia giovane, ma c'è questo signore che ha scritto le parole di questa canzone che fa così. Non gli è da retta Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi ti dicono che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Io andrei avanti ancora, perché questa è una bellissima canzone, il testo è stato scritto da Gigi Magni e la musica è di Garinè Giovannini. No, oddio, no. Di Trovaioli. Cos'è perché sono cascato in questa? Perché siccome spesso Trovaioli ha scritto Garinè Giovannini, invece poi Garinè Giovannini scrivono i testi. Quindi testo di Gigi Magni. Musica di Trovaioli. E musica di Trovaioli. Ecco, la prova che facciamo tutto buona la prima è che insomma io adesso lo potevo rifare, perché ho detto uno sfondone che mi sono subito ripreso. Invece appunto buona la prima, ma torniamo a noi. Allora Gigi Magni, che mi dici di Gigi Magni? Gigi Magni, io ho avuto una grandissima fortuna, ho adattato, ho fatto la prima stesura di un adattamento teatrale nell'anno del Signore, da film, quindi portato a teatro. Ho avuto anche la fortuna di interpretavo Targhini in uno spettacolo in cui c'era tra gli altri anche il grandissimo Sergio Fiorentino. Infatti lui non lo sa, ma io in sala c'ero, l'ho visto. Sì, sì. È stato un momento di panico, perché la ghigliottina che avevamo in scena era la stessa ghigliottina del Marchese del Grillo, proprio quella, non un'altra, proprio la stessa. Pensa, quindi io mettevo la testa lì e non c'era la possibilità di... non c'erano trucchi. Quindi cosa succedeva? Io ero legato e avevo pochissimi secondi per slegarmi, togliermi una cosa in un buio molto rapido e poi quella pum andava. Quindi, insomma, se stai qui significa che è andata tutto bene. È andata tutto bene. Sai che un giorno, sembra assurdo, è fatto per in tempo in tempo. È bastato stringere quel nodo un po' di più e ci ho perso tempo. E quello che faceva il boia se ne è accorto, perché io solitamente gli facevo già vedere che le mani erano libere, e lui ha visto che me l'ho fatto vedere, ha detto c'è qualcosa che non va. E sul buio fortunatamente non l'ha fatta andare la cosa, perché io ci ho preso più tempo. Meno male. Devo dire grazie al boia se sono vivo. Pensa che questo è bello. Grazie al boia se sono vivo. Potrebbe essere un bel titolo. Questa potrebbe essere il nostro grazie spettacolo. Grazie al boia se sono vivo. Bello, ti piace? Bella, visto queste cose, questi incontri. E quindi allora, insomma tu Di hai Magni, avuto questa fortuna. No, insomma, Di Magni, ti devo dire questo. Non ho, credo forse l'ultimo anno del maestro, quindi
c'erano momenti di lucidità, alternava questi momenti di lucidità a momenti in realtà di, no? Non era lucidissimo, sì, offuscamento. Allora, dopo lo spettacolo, tutti noi giovani attori, con le fidanzate, con le mogli, andavamo da lui per presentarci, cioè, no, è un monumento, quindi no, maestro, è mia moglie, maestro, la mia fidanzata. Lui c'aveva la, aveva la costumista dello spettacolo vicino, Red Bodo, e mi avvicinai con la mia fidanzata, maestro, la mia fidanzata. Allora, lui, pensando di non essere ascoltato, disse alla costumista: ma perché mi presentano tutte queste donne? Ma che sono, mignottaro io? Sì, e questa con una... tutta la sua, la sì, sua romanità, la sua... Senti, a proposito di romanità, tu vivi a Roma da tanti anni, ma parlando, insomma, ho scoperto che tu sei di Andria. Assolutamente. Paese anche di? Paese di, tra gli altri, di Lino Banfi, di un grandissimo Lino Banfi. Ce ne sono almeno altri tre di personaggi illustri o importanti. C'è, cioè, il giornalista Giorgino del TG1, sì, c'è Riccardo Scamarcio, è vero, e è vero, c'è il più grande cantante di voci bianche della storia della musica, che è Farinelli. Farinelli era di Andria. Di Andria. Vedi quante cose si imparano anche da quelli più giovani. Comunque Gianni Quinto è un teatrante, e io uso questa parola perché per me c'ha un fascino questa parola teatrante, è bellissimo. È un teatrante che comunque, insomma, ha la sua esperienza. Tu hai scritto anche per altri personaggi. Io ho scritto per, sì, per Gigi Miseferi e Giacomo Battaglia. Gigi, un grande amico, il grande Giacomo. Meraviglioso Giacomo, e mi hanno davvero fatto questo onore di interpretare una commedia molto amara sul tema dei clochard, dell'invisibilità. Quindi loro, che erano, no, un duo comico per eccellenza, si sono ritrovati a interpretare questa commedia molto dolce, molto... Pensa, aver scritto prima una mia canzone che parla di un barbone e di un cane, si chiama Rintiva Pane e Salame, vabbè, ma non c'entra niente, però insomma, vedi, a volte, perché io cerco sempre un po' questo connubio tra la musica e il teatro, e quindi... Senti, invece un altro pure col quale tu hai lavorato è la Canata. È Rodolfo, io con Rodolfo ho tanti trascorsi, ho tre spettacoli all'attivo, due sono, ovviamente Rodolfo è un grande monologhista, quindi One Man Show, uno è... Ho un ricordo particolare, bellissimo, che era la nostra prima collaborazione, eravamo al Teatro Sistina, quindi a 29 anni mi ritrovo a scrivere al Teatro Sistina. Per noi romani il Sistina è il Tempio. E la commedia musicale in questione era Campo dei Fiori. Che... E me li ricordi qualcosa così che... Allora, in Campo dei Fiori Rodolfo era... faceva il fruttarolo. Che suo padre voleva vendere casa per andarsene, no? Fuori Roma in pace, perché sti turisti che rompono le scatole, invece lui no, irriducibile, voleva rimanere là, e veniva lasciato dalla sua compagna, e dice questa cosa molto carina, dice: m'ha lasciato del giovedì pomeriggio, proprio quando mia madre faceva pasta, broccoli e patate. Io me la ricordo, mia madre che faceva pasta, broccoli e patate. Chiudevano la strada fin da Corso Risorgimento, tutti a dire: ma che sono scoppiate le fognature? No, 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 è la signora Persichetti che fa pasta e broccoli. Ma con le patate? E certo, pasta e broccoli, se ne vai senza patate, che pasta e broccoli è? E poi c'era lei, la patata. E poi non ho mai capito perché hanno usato sta cosa qua, per sta significa qua, cosa là. Non è manco pelosa, almeno un kiwi. Insomma, se poteva trovare una cosa più fica. Scusate, insomma, ma la morale di tutto è che se io fossi un broccolo e lei fosse la patata, sarebbe fantastico, perché pasta, broccoli e patate, come diceva mia madre il giovedì pomeriggio, non si fa. E questa cosa chi l'ha scritta? È stata scritta io, con Rodolfo, ovviamente. Capito? Allora, ora, da romano, perché noi in questi incontri dobbiamo essere sinceri, da romano, sentire un romano masticato così, però io... do il mio applauso a chi l'ha scritta, anche se insieme alla Canà, poi sicuramente la Canà da romano l'ha recitata, insomma, ecco, per farvi capire. Senti, invece, visto che abbiamo parlato della Puglia, beh, in Puglia ci sono tanti artisti, come tu dici, appunto, ma ce n'è uno che fra l'altro un po' porta il portabandiera musicale, che
che io tra l'altro poi, anzi prima facciamo questa sua cosa, poi racconto un piccolo aneddoto che lo riguarda, perché stiamo parlando di Tony Sant'Agata, il quale devi sapere che in tanti spettacoli di beneficenza ai quali io ho partecipato, che sui miei curriculum non ci sono perché dico sempre che quella è una cosa che non va, quando lo fai il bene si fa in silenzio e non sul palcoscenico, anche se in quel caso lo facciamo in palcoscenico, e Tony Sant'Agata c'era sempre, quindi una persona anche molto 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 profonda. E vorrei scherzare un po' con te con questa canzone che tu sicuramente non puoi non conoscerla. Sentiamo. Un maritello. Come comincia tu? Io sono un maritello assai curioso, da una cantina esco, da una trase, quando ritorno a casa tutto ubriaco. Dica moriera mia, facimmi la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci, per poi tenerti su cuore. Tony Sant'Agata, il quale un giorno si crucciava perché diceva, vedi, in Italia lui aveva appena vinto un premio cinematografico in Germania, pezzo, e diceva, però per gli italiani io resto sempre solo quello del Maritello. Sì. Questa è una cosa un po' che colpisce. Senti, allora, noi veniamo da un momento un po' particolare, noi ci siamo incontrati subito dopo, perché noi ci siamo conosciuti tramite Facebook, poi ripeto, ecco, lui non sapeva che quando ha fatto appunto Nell'anno del Signore io l'ho visto, anche perché se non sbaglio in scena con voi c'era anche Maria Cristina Fioretti. C'era Maria Cristina Fioretti. Io ho avuto l'onore di fare anche degli spettacoli. E aspetta, c'è un altro aneddoto, quello spettacolo è stato fatto al Teatro dell'Angelo, sì, dove io lavoravo, e quando tu hai fatto uno spettacolo con Maria Cristina Fioretti, io ho fatto il tecnico per quello spettacolo, quindi ci siamo incrociati. Però insomma, ecco, però ci siamo visti subito dopo il Covid, ci siamo incontrati in una giornata, tra l'altro un po' triste, è stato bellissimo, ci siamo incontrati, però ti ricordi, sì, Cielo Plumbeo, ci eravamo incontrati davanti a un bar storico di Roma, chiuso, c'era ancora un'aria pesantissima. E invece adesso ci ritroviamo qui nel pieno di luglio, così a parlare di progetti, di cose. Che cosa c'è adesso imminente in questa tua rinascita, in questa nostra rinascita? Dico, adesso parlo per tutti quanti, è una rinascita, però ecco, volevo sapere se tu hai già qualche cosa. Conte scordato, com'è? Grazie al boia sono vivo. E grazie al boia se sono vivo. Che sono vivo. Allora, io ho un bellissimo progetto che sta per partire, faccio la regia cinematografica di un cortometraggio contro la violenza sulle donne. Era un progetto che doveva essere già girato a maggio, in pieno lockdown, non abbiamo potuto, la troupe si è fermata e adesso il produttore ha deciso di non perdere questa occasione, anche perché la storia è molto particolare, non è drammatica. Pensa, abbiamo rubato lo stereotipo di un genere in particolare che è l'horror, abbiamo creato una storia horror per poi raccontare una tematica sociale. È molto particolare come esperimento, è piaciuto al produttore, è piaciuto anche all'attrice, siamo tutti curiosi di vedere come... No, lo vedremo con grande curiosità. Lo vedremo, se tutto va bene, ai primi di ottobre sarà pronto, perché poi dopo le riprese ci sarà il montaggio, tutta la post-produzione, e cerchiamo anche di mandarlo in qualche festival. Poi c'è una ripresa di uno spettacolo che è stato bloccato durante la pandemia e che riprenderà, e si tratta di Mortazia, la casa è mia. È una commedia, anche questa, molto delicata, perché al di là del nome e del titolo c'è anche un tema molto forte, perché sono quattro orfani che vogliono dividersi l'eredità della zia, ma sono orfani di due medici morti in Africa, due medici senza frontiere. Quindi no, c'è tutto un risvolto sentimentale. La compagnia è la compagnia Amo, diretta da Marco Simeoli. Bellia Marco, un grande, grande artista, altro amico. Senti, allora, io come dico sempre in questi incontri,
lavori sono brevi ma intensi. Io credo che tu sei un altro di quegli artisti che andrebbero scoperti, però poi dico sempre tutti quanti, potete andare sulle pagine varie, se siete curiosi, sapete insomma tante altre cose che ha fatto Gianni. Io intanto sono contento di aver fatto questo incontro in questa giornata caldissima, ma io alla fine il caldo riesco. Ma poi hai ricreato questa ombra. Però sai, ecco, la cosa bella è stare insieme agli amici, ricominciare a parlare di arte, di musica, di teatro. E io allora mi auguro al più presto che ci ritroviamo sulle tavole di un palcoscenico. Ti auguro poi di ricominciare le due cose. Il titolo l'abbiamo già trovato, ci manca. Sì, adesso potresti già lavorarci, io inizierò a lavorare. E come, ecco, l'arte è questo, si nascono le cose così e poi magari scherzando e ridendo nascono le cose importanti. Ti faccio in bocca al lupo, spero che presto, insomma, questa rideremo di tutto quello che è passato, ma non dimentichiamocelo mai. No, mai dimenticare, la memoria è importante. È importantissima. Sempre. Grazie Gianni e a presto, e veramente speriamo di vederci presto sulle tavole di un palcoscenico. Grazie mille, grazie per avermi invitato.